9:38 minuti, rientriamo in onda qui su RVE, raccontiamo anche quest'oggi una tappa della Keep Clean and Run. Si è proprio fermato apposta adesso per noi Roberto Cavallo, anzi in realtà non si ferma più di tanto. Ciao Roberto, come stai? Bene, ciao, intanto ti presento Vitor. Eccolo. Non c'era l'altro collegamento che il mio... quello che corre davvero, lui è run, io clean, lui run. Esatto, esatto, perché ce lo raccontavi, ecco, che come sempre in questa Keep Clean and Run non sei da solo, sei accompagnato anche da chi appunto, come in questo caso, ti dà una mano anche atletica. Vedo che proprio avete in mano i sacchetti con la plastica, insomma la spazzatura dentro, però insomma noi ci eravamo sentiti alla vigilia, nel frattempo sono passati alcuni giorni, quindi mentre vedo che lì stai già ancora correndo proprio anche durante l'intervista, proprio ligio al dovere. Come è andata fino ad adesso? Come sta andando? Sì, soprattutto sono passati 200 chilometri, però guarda, questa meraviglia devo fartela vedere in diretta, ecco. Mi giro, sto passando in un gregge. Perfetto. Non so se lo vedete. Sì, 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 assolutamente. Perfetto, adesso mi sposto perché non vorrei disturbare. Sì, bene, faticosa, ieri soprattutto, giornata complicata, 57 chilometri. Con 3.400 metri di salita, con un po' di sentieri non ben tenuti. Per il resto bene, non benissimo perché raccogliamo troppi rifiuti. Guarda, Vitor, fai vedere, questo è solo quello della pista ciclabile da Rovereto a qui. Sono passati esattamente 55 minuti alla partenza con 6 km e mezzo ed è una ciclabile molto pulita e purtroppo avremo già 2 kg e mezzo, 3 kg di rifiuti. Però corriamo per questo. Certo. Da ieri hanno riaperto le scuole perché sabato, domenica e lunedì era festa e quindi abbiamo incominciato a incontrare un sacco di ragazzi, più di 100 bambini e ragazzi ieri, adesso ci stanno aspettando, quindi bene, bene, bene. Ecco, sì, raccontaci un po' meglio chi è che andate ad incontrare e cosa raccontate in particolare durante questi incontri. Ma allora, come sai e come sapete, l'importanza del gesto atletico serve solo per sottolineare il vero messaggio. Il vero messaggio è che i rifiuti abbandonati presto o tardi con l'aria, l'acqua, le piogge vengono trascinati prima nei fiumi, poi nei laghi e nei mari, dove entrano nella catena biotica, cioè nella catena alimentare, e arrivano fino a noi. Quindi questo è quello che io racconto. Racconto per esempio che vedo che i ragazzi sono molto attratti il fatto che gli uccelli e i cetacei, i delfini, le balene muoiono ingerendo plastica, non perché i rifiuti in sé facciano male anche, ma soprattutto perché poi si fermano nel gozzo e nello stomaco e loro pensano di non aver più fame perché lo stomaco è pieno e muoiono di inedia. Non tutti sanno appunto questo. E i ragazzi poi sono preparatissimi perché quando io faccio le domande loro mi dicono loro dell'isola di plastica, mi dicono che appunto la plastica fa male quando è abbandonata, sono preparati sulla differenziata, l'acciaio, l'alluminio, la carta, il vetro. Insomma, sono molto più avanti di noi. Quindi almeno dal punto di vista, diciamo, delle generazioni in arrivo, quelle di ragazzi, l'ottimismo è alto da parte tua. Ma sì, ma guarda, devo dirti, in generale è alto. Aspetta che abbiamo una barriera qui che forse dobbiamo cambiare perché la strada è interrotta. Bello della diretta. Bello della diretta. E, piuttosto attraversiamo lo stesso. Comunque, no, ti dicevo, in generale è aumentata la sensibilità. Sai, quel che capita è che chi corre così apre gli occhi. Il primo senso che viene stimolato, che viene allenato, è proprio la vista. Non più tardi di adesso, quando siamo partiti da Rovereto, c'erano 6-7 Nordic Walker, donne e uomini, e dicevano, caspita, noi pensavamo che Rovereto fosse pulita, invece no, guarda quanta roba c'era, non ce ne eravamo accorti. E hanno iniziato a raccogliere con noi, quindi questo è quello che vogliamo allenare un po' tutti. Esatto, sì, fa anche capire, fa
fa anche capire quanto sia facile far passare il messaggio, basta incontrarvi mentre correte e già passa. Senti, non voglio rubarti troppo tempo, non voglio spezzare troppo il ritmo, che so che è complicato. Vorrei solo giusto chiederti in chiusura, dopo questi incontri nelle scuole, qual è il programma di oggi, qual è il progetto, l'obiettivo della giornata? Beh, oggi questa scuola di Mori, poi ne abbiamo un'altra dopo, poi ci inerpicheremo, mi giro su quelle montagne lì dietro e scendiamo al lago di Garda. Faremo tutto lungo la Garda Trentino, saliamo in un tratto che si chiama Limone X Trail. Intanto guarda, raccolgo un in gel diretta. Di mannaggia questi che vanno in bici e corrono e buttano via il gel. E insomma, poi di lì Limone X Trail scendiamo al lago di Ledro, bellissimo ecomuseo delle parafitte, invito tutti ad andarlo a vedere, e poi di lì ci fermiamo e da domani continueremo dal lago di Ledro via, ma tanto tu mi richiamerai. Certo, certo, sì, sì. E ci aggiorniamo. Era giusto per capire poi quando ci risentiremo, se era andato tutto come previsto. Allora, ti sì, lascio. Per adesso tutto bene. Ti lascio allora alla corsa, alla raccolta di rifiuti, già solo in questi pochi minuti ne hai raccolti diversi, quindi insomma è piuttosto inquietante anche sempre questo aspetto, ma anche bello vederli raccolti. Grazie mille Roberto Cavallo, ci sentiamo, buona corsa. Grazie a voi, ciao, ciao, ciao.